Ragazzi, guardate che giornatina che è questa. Oh, sono le 14 di pomeriggio, bel tempo per carità, ma è un caldo s'arrabbia, ovvia. Ora ve lo dico, come sapete faccio spesso delle passeggiate in pausa pranzo e mi diverto a bestia, ovviamente, a fare due chiacchiere con chi mi segue nel canale, è ovvio. E vi racconto di droni, di rumors, di speranze, ma anche di certezze spesso, è certo. E allora, benvenuti o bentornati qua, nel canale. Nel canale di Biganet, ovviamente, dove si scherza, si ride, e spesso si dicono anche delle belle puttanate, scusate il francese, e si spara anche delle belle bombe. Vere? Forse sì, forse no, chi lo sa. Ma io ve le racconto, oggi ve ne racconto una, e si sta insieme 7-8 minuti e si parte via, andiamo. Fammi scansare che c'è questo qui e ci batte una musata, vai. Partiamo e se ne ragiona, forse se mi fermo e voglio cercare un po' d'ombra è meglio. Andiamo, l'ombra e l'ho trovata, mi sono messo sotto un alberone spettacolare. Andiamo, intanto datemi un bel like, che dire, il che ci vuole, basta un click qua sotto, è gratis, voi fate un bel gesto, ovviamente, per i bighe. Se volete, nel caso non fossi iscritti al mio canale, spero che clicchiate sul tasto iscriviti qua sotto. Oh, anche quello è gratis, eh? State tranquilli, non vuoi spendere nulla. Oggi ovviamente si parla di droni e si parla del Mavic Pro 3. Si sono già viste alcune immagini davvero spettacolari su vari rumors di questo drone che sta per uscire e che sembrava uscisse un anno fa e ancora non è uscito un bel nulla. Meno male, perché non fanno pare uscire roba, questi DJI, stiamo calmi. Nei giorni scorsi avevo letto un articolo su droneitalia.online, ve lo ricordo, vi metto il link sotto, dove erano emerse alcune foto, alcune particolari di questo drone. Che dire, guardate un minuto e poi si va avanti. Get away from this. Ragazzi, e mi sono spostato, è cominciato a tirare anche il vento, basta mi sposti, ma guardate che spettacolo è questo qui, l'avevi viste le immagini? Madonna, ganzo sto 3D di sto drone, ma sarà vero? Comunque in quell'articolo il grande Vincenzo raccontava, guardando appunto quelle immagini, di un gimbal con possibilità di girare a 360 gradi come gli Spire, un gimbal che appunto da quelle foto sembrava addirittura retrattile, ma davvero incredibile, uno spettacolo. Sarebbe stato uno spettacolo. Ma andando avanti nelle situazioni, dall'account Twitter di Dels Drone, e ringrazio il mio iscritto Alberto per questa informazione, ciao grande Alberto, sono stati condivisi tre render di un oggetto molto molto interessante, davvero interessante, immagini ovviamente renderizzate, è chiaro, con uno sfondo nero, molto simili tra le tre, sono quasi tutte simili, che intanto vi faccio vedere e poi se ne ragiona. Intanto, mentre ve le fa vedere, mi sposto perché c'è un panorama spettacolare e cammino, ragazzi, che dire, guardate le foto. Get away from this. Avete visto? Uno spettacolo. Intanto sono spostato, guarda qui, c'è tutte le rotoballe laggiù, cioè posto fantastico, sono in mezzo all'erba, ma insomma, oh. Vabbè, innanzitutto a quelle foto si vede il modulo Hasselblad con sul fronte una dicitura M43, ovvero micro 4 terzi, caratteristiche delle quali si parla ormai in tanti rumors di questo drone e che ci ripete questa figura 3D. Certo che con un'ottica di questo tipo il Mavic 3 avrebbe delle prestazioni foto e video davvero di
incredibile, grandissima qualità. Ma se andiamo a guardare bene l'immagine, troviamo vicino alla sigla M43 anche una scritta 6x, esatto, un 6x, che darebbe da pensare ad un potente zoom ottico 6x, cioè incredibile, bellissimo. Vediamo inoltre un'altra particolarità detta e ridetta, ovvero una sigla 8K, ovvero che abbia un sensore 8K. Se andiamo poi ad analizzare le tre immagini, due sono praticamente uguali, esatto, e in quelle due le eliche sono posizionate sotto i bracci anteriori e non sopra, mentre in una delle tre foto sono con il classico sistema tutte sopra le braccia del drone. Come faccio sempre, a qualcuno non garba sta roba quando racconto sta roba. Io cerco assolutamente sempre di essere limpido, come, che ne so, un ruscello, tanto mi viene in mente, un ruscello che scende giù dalla montagna, ecco, limpido in quel modo, e cerco di esserlo sempre. E non posso non condividervi il mio personale scetticismo e alcuni dubbi su queste immagini, condivise peraltro da The Aldrone, che è un account abbastanza seguito. Che dire, a me fosse così piacerebbe davvero tanto, ma tanto, una linea bellissima. L'altra volta quando uscirono gli altri render non feci un video, non feci nulla, non ve lo raccontai, ma oggi mi sono detto, obbighe, va, fa due passi in mezzo ai verdi e fa due chiacchiere con chi ti segue e racconta sta cosa. E allora eccomi qui, guardate la giornata, guardate spettacolo, sono in mezzo ai verdi. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. È un classico fake o ci sarà un fondamento di verità su queste immagini di The Aldrone? Ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E chi c'è? Oh, ma che mabudetta, o che c'è? Niente, non mi garba mia tanto, ragazzi, andiamo. Ora lo metto insieme, ma c'è una roba gira, non mi garba punto, perché qui c'è anche le vipere. Dicevo, lo metto insieme e niente, al volo lo monto il mio iPad e LumaFusion, così adesso lo potete vedere. Un abbraccio alla Toscana, perché budella impestata, ok, un ramarro. Madonna, ragazzi, vi saluto perché c'è un animale, ve lo farei vedere, quasi asi, ve lo inquadro. Non so se siete, insomma, vi saluto ragazzi perché mi ha addosso, io adesso sta roba, ciao ragazzi.